dal versetto 14. Gloria a Dio, gloria a Dio. Alleluia, Dio è in mezzo a noi e con tutto il cuore ci rivolgiamo alla Bibbia. Ripeto, Primo Cronache, capitolo 21, dal versetto 14. Così l'Eterno mandò la peste in Israele e caddero 70.000 persone di Israele. Dio mandò un angelo a Gerusalemme per distruggerla, e come questi si disponeva a distruggerla, l'Eterno volse su di lei lo sguardo, si pentì della calamità che aveva inflitto e disse all'angelo distruttore: ora basta, ritira la tua mano. L'angelo dell'Eterno si trovava presso l'aia di Ornan, il Gebuseo. Davide alzò gli occhi, vide l'angelo dell'Eterno che stava fra terra e il cielo, avendo in mano una spada sguainata, rivolta contro Gerusalemme. Allora Davide e gli anziani, coperti di sacchi, si gettarono con la faccia a terra. E Davide disse a Dio: non sono stato io a ordinare il censimento del popolo? Sono io che ho peccato e che ho agito con tanta malvagità. Ma queste pecore che hanno fatto? Ti prego, o Eterno, mio Dio, la tua mano si stenda contro di me e contro la casa di mio padre, ma non contro il tuo popolo, per colpirlo con il flagello. Allora l'angelo dell'Eterno ordinò a Gad di dire a Davide che salisse a erigere un altare all'Eterno nell'aia di Ornan, il Gebuseo. Davide salì, secondo la parola che Gad, profeta di Dio, aveva pronunciato nel nome del Signore. Ornan, voltandosi, vide l'angelo, e i suoi quattro figli, che erano con lui, si nascosero. Ornan stava battendo il grano. Quando Davide giunse presso Ornan, Ornan guardò e vide Davide e, uscito dall'aia, si prostrò davanti a Davide con la faccia a terra. Allora Davide disse a Ornan: dammi il terreno di quest'aia, perché io vi costruisca un altare all'Eterno. Dammelo per tutto il prezzo che vale, affinché la piaga cessi di infierire sul popolo. Ornan disse a Davide: prenditelo, e il re, mio signore, faccia quello che sembra bene ai suoi occhi. Guarda, io ti do i buoi per gli olocausti, gli strumenti per trebbiare come legna e il grano per l'oblazione. Ti do tutto. Ma il re Davide disse a Ornan: no, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo intero, poiché io non prenderò per l'Eterno ciò che è tuo, né offrirò un olocausto che non mi costi nulla. E Davide diede a Ornan il peso di 600 sicli d'oro come prezzo del luogo. Poi in quel luogo costruì un altare all'Eterno, offrì olocausti e sacrifici di ringraziamento e invocò l'Eterno, il quale gli rispose mediante il fuoco che scese dal cielo sull'altare dell'olocausto. Fin qui la parola del Signore. Possiamo dare gloria a Dio per la sua parola. Dammelo, dice Davide a Ornan, dammelo per tutto il prezzo che vale. Più avanti sottolinea questa sua volontà: no, io comprerò da te queste cose per il loro prezzo intero, perché non offrirò al Signore olocausti che non mi costino nulla. E insieme vogliamo dare gloria al Signore. Si avvicina la stagione dei saldi. Vedo da questa parte già il luccichio negli occhi. Da questa parte un po' di tristezza. Dicevo, si avvicina la stagione dei saldi, no? Gennaio e luglio. E noi sappiamo che in questi due periodi dell'anno
si possono acquistare prodotti buoni a prezzi strepitosi. Giusto? Questa mattina, mentre andavo a Terrasini al culto, tra l'altro vi do i saluti dei fratelli di Terrasini, sul viale Regione Siciliana, alla mia sinistra c'è un cartellone enorme pubblicitario sul quale spunta questa scritta: il meglio è scontato. È una catena di arredamenti, suppongo, il quale dietro questo slogan si nasconde una precisa strategia di marketing. Il meglio è scontato. Sembra voler dire: vi offriamo il massimo di qualità, non si tratta di cartone pressato, ma di legno, di manufattura italiana. Vi offriamo il meglio ad un prezzo abbordabile. Ne riduciamo il valore originale e ciò che potrebbe essere, non potrebbe essere acquistato da tutti, diventa accessibile a molti. D'altronde questo sembra che significhi la parola sconto. Parlo qui a tanti che sono nel settore del commercio. Sembra che lo sconto abbia lo scopo di ridurre il prezzo originario, ridurre il valore di un prodotto. E quando noi vediamo sconti, perdiamo il lume della ragione. Dovete sapere che io sono sposata con la regina degli affari. Coupon, buoni d'acquisto, sconti, vi fa un baffo a tutti. Avrete altre qualità, ma non questa. Coglie sempre l'affare del secolo, dell'anno. Ho sposato la regina degli affari. E quando si vedono sconti all'orizzonte, ripeto, perdiamo tutti il lume della ragione. Addirittura pensate che un gruppo di professionisti, di esperti, di medici negli Stati Uniti e non qui, hanno dato un succo di arancia ad un gruppo di persone e gliel'hanno fatto pagare 5 euro e hanno detto loro: com'è? E quelli, assaggiando il succo d'arancia di 5 euro, hanno detto: discreto. Hanno fatto pagare lo stesso succo d'arancia ad un altro gruppo, 2,50 euro, l'hanno bevuto e hanno detto: squisito. Perché lo sconto ha addirittura un effetto nella mente, ti fa vedere quella maglietta, quel pantalone, quella macchina, quella casa, straordinario. E oggi la tendenza è questa, quella di ridurre il valore originario e scontare il prodotto. Non sono un esperto, ma addirittura ho sentito dire, ripeto, qui parla gente molto più esperta di me nel settore immobiliare, ho sentito dire che non è il tempo di vendere, ma è il tempo di comprare. A qualcuno gli sto mettendo qualche pensiero. Perché il mercato è crollato e gli immobili li puoi prendere ad un prezzo più basso rispetto al valore originario. Ci siete tutti o ve ne siete andati? E se questo è vero per la vita, se questo è vero per il mondo, che si possono fare affari d'oro, se questo è vero per la vita sociale, che puoi trovare un prodotto di grande valore ad un prezzo straordinario, io voglio dirvi, fratelli e sorelle, che nella vita cristiana e nella fede e le cose di Dio non vanno in sconto, perché le cose di Dio con Dio stesso sono cose di grande valore. E Dio in maniera assoluta questa sera ci ricorda che sia Lui e tutto ciò che procede da Lui ha un valore meraviglioso.
Allora Dio ci aiuti a non ridurre, visto che siamo in epoca di sconti e su ogni aspetto della vita c'è la scontistica, Dio ci aiuti, fratelli, a non ridurre il valore che Dio ha per noi. Dio ci aiuti questa sera a non vivere una fede a ribasso, scontata, una vita con i bonus o con i buoni d'acquisto o con i saldi, perché tutto ciò che procede da Dio ha un valore eterno. Il Signore non ci ha comprati né con oro e né con argento, spero vi sia il vostro gloria a Dio, ma ci ha comprato con il suo prezioso sangue. E la Bibbia dichiara: siete stati comprati non con sconto, non c'è stato un bonus del Padre, ma siete stati comprati a caro prezzo. Servite il Signore, glorificatelo con il vostro corpo, sapendo che non con cose corruttibili o con argento o con oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, ma con il prezioso sangue di Gesù. Voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini. Vogliamo dare gloria a Dio questa sera, perché la fede non va in sconto. Fratelli e sorelle, la fede in Gesù non va in sconto. Per chi vuole abbracciare la fede in Gesù non ci sono saldi. O paghi e prendi tutto per l'intero prezzo o non lo prendi affatto. E noi questa sera abbiamo deciso ancora una volta di prendere Gesù con tutto il nostro cuore. E qui la storia di Davide ce lo insegna. Un flagello si era versato, ripiegato sul popolo di Dio a causa del peccato del censimento di Davide, e Dio colpisce tutto il popolo. Allora, per parola di Dio, Davide, se vuole vedere la mano del Signore intervenire in suo favore, deve offrire un sacrificio al Signore. Si ritrova nell'aia di Ornan e decide di comprare tutta l'aia, di comprare animali, attrezzi, legno per offrire un sacrificio al Signore. Ma il padrone dell'aia gli propone, e il padrone dell'aia un po' propone quello che il mondo ci propone oggi: servilo il Signore, ma fatti uno sconto, ti do tutto, prenditi il terreno, prenditi i buoi, prenditi la legna, è tutto tuo. Ma Davide dichiara: dammelo per tutto il prezzo che vale. No, comprerò da te queste cose per il loro prezzo intero. Vogliamo questa sera, fratelli e sorelle, servire Dio, e servire Dio senza sconti, servire Dio senza saldi, servire Dio senza buoni d'acquisto. Noi vogliamo servire Dio con tutto il nostro cuore. Mi permettete, fratelli, ma Davide non aderisce a promozioni, ma Davide abbraccia con tutto se stesso la fede in Gesù. E mi permettete, fratelli, alcune poche verità: non c'è salvezza senza buona testimonianza. Fratelli, non c'è salvezza senza buona testimonianza. Non ci sono sconti. La salvezza va vissuta nel suo intero prezzo. Non vi sono buoni sconti. Dio non ci dice: io ti salvo, però poi vivi come vuoi. Ti faccio uno sconto sulla testimonianza. Ti faccio un bonus per la condotta. Il Signore ci ha salvati con il suo prezioso sangue. E questa sera ci incoraggia tutti quanti a vivere la fede in maniera autentica, sincera, aggrappandoci tutti quanti a Cristo Gesù il Signore. Non c'è bonus, non possiamo ridurre l'opera di grazia che Dio ha fatto nella nostra vita, perché Dio ha mandato Gesù, il suo figliolo, a morire per noi. Non ha mandato un angelo, non è morto un uomo, ma ha dato la sua giovane vita per me e per voi. E questa sera insieme vogliamo dare gloria a Gesù per l'opera di grazia e di grande valore che ha compiuto nella nostra vita. Non abbassiamo il valore della redenzione. Gesù ci ha salvati, ci ha perdonato da ogni peccato, ci ha ristabiliti col Padre, e noi questa sera a quest'opera di grazia vogliamo dare un valore estremo, un valore grande. Ed è per questo che non c'è salvezza senza testimonianza. Signore, fai di noi dei buoni testimoni della fede in Gesù.
Dio ci aiuti a non abbassare, a non ridurre il valore neanche del battesimo nello Spirito Santo. In tempi di sconti e di bonus c'è il rischio di ridurre anche il valore del battesimo nello Spirito Santo. Quanti insieme a me questa sera qualcuno vuole dare gloria a Dio per il battesimo nello Spirito Santo? Fratelli, Dio ci aiuti a non ridurne il valore, la portata, la potenza. Il battesimo nello Spirito Santo non è soltanto parlare in lingue, ma è potenza per rimanere fedeli a Dio. È potenza per pregare per gli ammalati e vederli guariti nel nome di Gesù. È potenza per superare le prove della vita con dignità, a testa alta, senza piegarci mai. Signore, aiutaci a non abbassare il valore della grazia ricevuta. Lo sconto ha questo scopo: ridurre il valore originale di un prodotto per renderlo accessibile a tutti. Dio ci ha dato una salvezza eterna e noi questa sera a questa salvezza vogliamo continuare a dare un valore meraviglioso. I nostri fratelli del passato, fratelli e sorelle, non avrebbero mai svenduto la loro salvezza. Quanti hanno fatto un'esperienza con Dio, non svendono la loro salvezza, non scendono a compromessi, perché la salvezza è un dono eterno. Quanti credono che la salvezza è il dono più grande che Dio ci abbia voluto dare? E noi non la vogliamo svendere questa salvezza, non vogliamo dare un valore ridotto. Noi questa salvezza la vogliamo custodire nel cuore, perché ci porterà a raggiungere la gloria del Signore. Dio ci aiuti a non ridurre il valore del battesimo dello Spirito Santo e potenza per annunciare il Vangelo, per rimanere fedeli a Dio. Non possiamo ridurre neanche il valore del servizio. Oggi sembra che il servizio cristiano, il servire il Signore, non abbia più alcun valore, non c'è più interesse. Sembra che al servizio si sia applicato uno sconto. Ti servirò, Signore, alcuni momenti della mia vita. Ti servirò, Signore, in alcune stagioni. Signore, io ti seguirò soltanto quando le cose andranno bene. Noi abbiamo deciso di servire Dio tutti i giorni della nostra vita. E c'è una cosa molto preoccupante che vorrei evidenziarvi questa sera, fratelli. Ma alle volte si notano credenti che sono ferventi nelle vie del Signore, raggiungono cime spirituali elevate, per poi improvvisamente ridursi nella valle più profonda. E in verità devo dirvi, questi eccessi, monte e valle, così repentini, sembra un po' come fece Gerusalemme quando Gesù entrò montato sopra il puledro d'asina. Vi ricordate? Osanna, Osanna al figliol di Davide, e dopo qualche giorno crocifiggilo, crocifiggilo. Questa fede evangelica che vive così, dalle cime alle valli. Signore, questa sera nel nome di Gesù dacci stabilità nella fede, dacci l'equilibrio perfetto della tua presenza nella nostra vita. Il servizio cristiano subisce degli sconti, sembra che dobbiamo servire Dio soltanto in alcuni momenti o come anche la preghiera. Signore, questa sera aiutaci nel nome di Gesù a dare valore alla fede. Le cose di Dio sono cose di una certa levatura, qualità, prestigio. Tutto ciò che proviene da Dio non va in sconto, non va a ribasso. E il Signore ci aiuti, perché ci ha dato una salvezza che non va ribassata. Ci ha dato il battesimo nello Spirito Santo che non va ribassato. Ci ha dato la preghiera, il dono del servizio, tutti i doni preziosi che vogliamo considerare di alta qualità e di beneficio per la nostra vita. Chiniamo il capo. Preghiamo insieme. Mentre ogni occhio è chiuso, ogni capo è chino, io vorrei questa sera che lo Spirito Santo continuasse a predicare. Sapete, fratelli, mentre meditavo su questo testo della parola del Signore, stavo considerando lo stato attuale della Chiesa universale. E stavo considerando che sembra che la fede oggi debba essere vissuta
non più nel suo intero valore, ma possibilmente ribassandone il prezzo. Fratelli, stiamo dando ad alcune cose che hanno un grande valore una dimensione abbastanza restrittiva. Stiamo riducendo il valore della grazia ricevuta. Fratelli, Dio ci ha salvati e ha mandato il suo figliolo a morire per noi. Non ha fatto sconti. Non ha mandato un angelo, ma ha pagato l'intero prezzo. Perdonatemi, fratelli e sorelle, non è un giudizio contro nessuno, e se un giudizio è, lo è contro me stesso. Ma Dio non ci chiama a vivere una salvezza scontata, a prezzo più basso. Dio ci chiama a vivere la salvezza nel suo intero prezzo. E questa sera io ti dico da parte del Signore, fai attenzione, non ridurre il valore dell'opera di Cristo alla croce, non abbassarne il valore, perché chi riduce il valore del Calvario fa un danno a se stesso. Sorella, fratello, voglio dirti questa sera da parte del Signore, non ridurre il valore del battesimo nello Spirito Santo, ma tienilo in alta considerazione. Il battesimo nello Spirito Santo è un dono inestimabile di Dio, che ci fa parlare lingue, ma che ci fa avere potenza per annunciare il Vangelo di Cristo. Non ridurre questo valore. Il servizio cristiano, non possiamo ridurre il servizio ad un valore approssimativo, quando ne ho tempo, quando ne ho voglia, quando sto bene, domani. Questo servizio è intermittenza, oggi sì, domani no. Dio è degno di tutto il nostro servizio e non si applicano sconti al servizio cristiano. O servi Dio con tutto te stesso o non lo servi proprio. Lasciate che vi dica un'altra cosa che sento in cuore, fratelli, e poi pregheremo insieme al Signore. Io vi esprimo una mia preoccupazione. Poi, se questa preoccupazione dovesse essere soltanto mia, allora vi chiedo scusa. Ma questa è la preoccupazione che avverto nel cuore. È che molti stanno vivendo una fede scontata, a ribasso, per quello che si può, un passo, non di più, una fede limitata, una fede bloccata, una fede che non coinvolge, una fede che non ti prende, una fede che non è il primo pensiero e l'ultimo della giornata. Una fede che non fa più infervorire il tuo cuore. Però ho una buona notizia. Dio può aiutarci questa sera a vivere una fede vera, completa, importante, di grande valore per la nostra vita. Era questo il pensiero che sentivo di esprimere a me e a voi. Dio ci aiuti a vivere appieno la fede in Gesù. E mentre ogni occhio è chiuso, ogni capo è chino, c'è qualcuno che insieme a me questa sera, ancora una volta, di pari sentimento,
desidera vedere Dio muoversi in maniera potente nella propria vita, per ritornare a vivere una fede autentica, vera, importante, di grande valore. Se lo desideri con tutto il cuore, lì dove sei, invoca il nome del Signore, perché chiunque lo invoca potrà essere salvato. Chiunque lo invoca potrà vedere la gloria di Dio nella propria vita. Signore, aumentaci la fede. Signore, aiutaci a dare valore alla fede. Signore, aiutaci a dare valore allo Spirito Santo. Aiutaci a dare valore alla comunione fraterna, Signore. Aiutaci a non applicare sconti nella fede, a non ridurre il valore di tutto ciò che Tu hai fatto per noi. Ti preghiamo nel nome di Gesù, aiutaci, Signore, a stimare Te e a stimare tutte le cose che procedono da Te. E mentre la Tua Chiesa Ti chiede aiuto e soccorso, Ti chiediamo insieme dal cielo, manda il Tuo Spirito, Signore, perché possiamo essere tutti quanti rinvigoriti e tornare a Te con tutto il cuore. Fratelli, sorelle, ci alziamo in piedi ad invocare insieme il nome di Dio. Solo se lo desiderate, fratelli, alzate la mano al cielo e invocate insieme a me il Signore per chiedere a Dio soccorso, aiuto dal cielo, perché nessuno riduca il valore della salvezza ottenuta, ma possiamo insieme dare gloria a Dio. Non ci sono sconti per la fede. Alleluia, alleluia, gloria al Signore. Aiutaci, Padre, a cercare le cose di lassù, a cercare di più il regno di Dio, Signore. Aiutaci ad interessarci di più di Te e delle Tue cose, Signore. Aiutaci a non impacciarci troppo nelle faccende della vita. Siamo stati arruolati, Signore, pertanto vogliamo guardare Te anzitutto. Alleluia, aiutaci e liberaci dalle distrazioni, Signore. Liberaci da una fede scontata, Signore. Gloria a Dio, gloria al Tuo nome, Signore. Grazie, Gesù. Gloria a Dio, cantiamo insieme. Gloria al Tuo nome, Gesù. Grazie, Signore. Alleluia.
Dio. Signore, veniamo a te questa sera con tutto il nostro cuore. E ti chiediamo insieme, aiutaci, Signore, perché oggi si assiste a delle salvezze senza testimonianza. Si assistono a battesimi senza potenza. Si assiste ad un servizio sterile senza efficacia. Si assiste ad un culto che ha le forme della pietà, ma ne abbiamo rinnegato la potenza. Tutto questo perché abbiamo pensato, Signore, che in fin dei conti si poteva vivere una fede scontata. Ma questa sera ti chiediamo insieme, aiutaci, Signore. Nel nome di Gesù, aiutaci, Signore, a vivere una salvezza che testimoni della Tua grazia. Aiutaci, Signore, a vivere un battesimo dello Spirito Santo che manifesti la potenza di Dio. Aiutaci, Signore, ad offrirti dei culti nei quali Tu Ti muovi con potenza, Signore.